Figurate, ma l'altra volta non mi ero accorto che il video era quasi finito. Purtroppo mi sono messo a parlare dei miei casini e allora il tempo è passato. Comunque, come vedete, in questa versione nuova, in questo video, Paradosso ha finalmente deciso di crearsi il letto. Ecco, però, visto che questa parte non l'ha registrata, mi chiedo dove cazzo le ha trovate le pecore? Probabilmente sono andato in giro e avrà trovato con i pezzi di ferro che finalmente è riuscito a reperire. Abbiamo un piccone di ferro. Vedo che si sta dando da fare, però una cosa ci servirebbe adesso: un secchio, perché se dobbiamo crearci un campo avremo urgente bisogno di metterci l'acqua. Per metterci l'acqua servirà appunto un secchio. Non mi ricordo bene se il sole sta tramontando o sta sorgendo, ma se non mi sbaglio il sole dovrebbe tramontare alla nostra destra quando guardiamo verso il mare. E infatti sta tramontando il sole. Ma perché si cerca in ogni modo di non puoi salirci, caro fratellino? Devi tornare indietro e... Ah, ecco fatto, ho trovato la soluzione. Voilà. Stavo dicendo, questo pontile sarà molto utile. Scusate se sto cambiando il tono di voce, ma l'aria condizionata che è necessaria, che se no in questo posto si muore di caldo. Con l'aria condizionata purtroppo la tendenza a ad avere la voce rauca. Vabbè, sono donne che Paradosso non gliene frega molto di rischiare di farsi buggerare dagli zombie, visto che sta lavorando anche se si sta facendo scuro. E una cosa interessante, ho visto che ha già quasi finito il legno. Mi sa che molto presto, grazie anche alla bella palude che abbiamo alla nostra... no, mettendo legni di colore diverso non si può fare la staccionata. Peccato, sicuramente l'avremmo voluto fare di un solo colore, ma evidentemente sarà molto colorata. Ed è venuta la notte, e nonostante ci sia la notte, vediamo che Paradosso continua a costruire il pontile. Si sta proprio divertendo. La noncuranza. Si è sbagliato pure a mettere le assi di un certo colore. Stanno arrivando gli zombie, quindi speriamo che si muova. Così gli zombie non possono salire. Diciamo che questa volta, Paradosso, per quanto riguarda la creazione, è un po' approssimato. Se non sta andando, ma no, si è ripreso alla fine. Meglio così. Abbiamo finito le torce. Mi auguro che abbia del carbone sufficiente per fare. Sì, il carbone è sufficiente per fare altre torce. Ma mi sa che presto dovrà andare in mira. Fortunatamente ora si va a dormire. Il mattino porta tante cose positive, tra cui questo bellissimo barbecue di zombie. Gli scheletri sono riusciti a scappare nella morte.
Penso che prima o poi dovrà andare nella voragine e fare un po' di piazzatura. Cosa necessaria per tanti motivi. Sì, oggi, sì, è vero, sto facendo i gameplay, il commento che sto facendo con molta professionalità, molta gentilezza, molto. Non ci sto mettendo del sarcasmo come facevo prima. Lo sto facendo per molti motivi, ma il principale è perché me l'ha chiesto il fratellino e soprattutto perché sta in una situazione difficile e vorrei evitare farlo agitare ulteriormente con le mie solite cazzate. Che c'è? Vi meravigliate che con mio fratello non faccio il bastardo? È semplice. Io sono bastardo con gli altri, non con chi voglio bene. Avrò tanti difetti, avrò tante mancanze. Però anche un tipo come me rispetta dei valori. Presumo che oggi Paradosso abbia intenzione di tritare delle ossa. Lo fa bene. Meglio che però questo qua spara troppo lontano, troppo forte. Ecco, la soluzione migliore. Prenderlo da dietro. Se un nemico è troppo forte e si sta davanti, vai di dietro e inculalo. Dicevo, visto che sta andando in questa direzione, presumo che voglia andare a fare legna per poter finire il suo lavoro di staccionate. E visto che abbiamo a pochi passi da casa una palude, ritengo che sia il posto migliore dove procurarci facilmente legna e, già che ci siamo, potrebbe anche essere una buona cosa. Perché sa. Ah, avevo pensato che voleva fare una galleria. Chissà perché mi è venuta questa malsana idea in testa. Probabilmente perché lui cose del genere le fa. Ok, siamo arrivati già nella palude e quindi possiamo già iniziare a fare rifornimento di legna. Funghi. Però se non abbiamo quelli rossi ce li attacchiamo tranquillamente al muso del culo. Ho fermato un attimo perché volevo essere sicuro che sta registrando. Ah, ma tieni anche le forbici. Già, probabilmente avrà utilizzato le forbici per non ammazzare le pecore che avrà trovato in giro. Così appena tieni grano può andare a prendere le pecore e farsi l'allevamento. Sì, però io mi chiedo per quale motivo sta tagliando l'arrampicante? Che scopo? Beh, i rampicanti possono essere utilizzati al posto delle scale. Eh già, i rampicanti possono essere utilizzati al posto delle scale. Basta che hanno una superficie a cui attaccarsi. Sicuramente vuole costruire qualcosa che, utilizzando i rampicanti come scala. Poi, però, ce ne sta di legno in questa palude. Penso che i rifornimenti di legno che ci servono saranno notevoli. Perché sta prendendo anche le mucche? Ah, già, è vero. Possono essere messe sull'acqua e si può creare un ponte per poter camminare sull'acqua. Però vedo che sta cercando di mettere a frutto tutte le sue conoscenze sul gioco di Minecraft. Tutte acquisite per esperienza diretta. Per quanto ne so, non ho mai consultato nessun sito dove spiegano come si fanno le cose in Minecraft. Beh, una cosa bisogna ammettere, una paradossa intelligente. La sua intelligenza è inversamente proporzionale alla sua bellezza. Eh sì, questa forse me la potevo risparmiare.
sai, non è che io sono una donna. Le orchidee, che culo, ha trovato le orchidee che gli piacciono tanto. Perché con le orchidee si può fare il vetro azzurro. E a lui piace il vetro azzurro per la casa. E vedo che ci sta anche una quantità industriale di maiali. E abbiamo trovato le canne, non quelle che si fumano, ma quelle. E ci sta pure venderne, porca puttana, con questo nuovo aggiornamento che hanno fatto gli Enderman se ne vanno in giro di giorno. Già sono una rottura di cazzo quando stanno di notte, figurati di giorno. E la cosa bella è che te li puoi ritrovare dentro casa se ti fai una casa più alta di 3, più alta di 2, ma 2 blocchi e mezzo. Perché non avrà ammazzato quel coniglio? Ecco altre orchidee. Altre foglie. Tecnicamente palude è come in un supermercato. Prendi quello che vuoi e te ne vai. Mucche! E non le ammazza. So io perché non le ammazza. Le lascia stare qua così appena diventano tutti grandi. Tornerà qua con i grandi, si porterà le mucche a casa e si faranno l'allevamento. Sto controllando quanto dura il video, non voglio fare un'altra volta l'errore di far finire il video senza i saluti finali. L'errore l'ho fatto una volta, non credo che lo ripeterò. Ma soprattutto mi sembra di vedere questa argilla. Mi sa che paradosso ha intenzione di fare anche in me i mattoni. La casa di mattoni. Sarà un modo per rendere un poco più gradevole questo gioco. Compenso sta facendo una mattanza di maiali. E infatti ci serve la carne, visto che praticamente sta lavorando sotto in questo periodo. Con la carne per il momento non è necessario allevare. Questo coniglio l'ha ucciso, perché quello bianco no? Forse mi piacciono i conigli bianchi, non lo so. Quasi sta formando un'altra caverna, bene, bene. Diciamo che abbiamo fatto un sacco di scorte di legna, ha abbastanza carne e ha le orchidee. Ora gli servono probabilmente solamente blocchi di sabbia. E così si potrà fare i vetri colorati di azzurro che tanto gli piacciono e che tanto desidera. Ok, questa volta stiamo veramente per finire. Quindi, se il video vi piace, pollice in su. Iscrivetevi al canale se volete. Se volete, condividete questi video. Fate in modo di far conoscere il lavoro amatoriale di mio fratello. E se vi piace come fai gameplay, per piacere supportatelo. Noi non chiediamo molto, chiediamo solamente di poter, cioè lui chiede solamente amicizia. E